Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, come vedete dall'inquadratura e dal titolo, è il video dei prodotti smaltiti negli ultimi 2 mesi. Prima di partire, piccolo aggiornamento: non so se si vede perché le mie spalle sono rosa e ho usato il colorista di L'Oreal. Non so se si vede. Le ho fatte ciocche sporadiche per la prima volta, la prossima penso di fare lo chatouche, mi piace tantissimo l'effetto, non so se si vede, forse di qua c'è un pochino più di luce, che fighi, sono troppo belli. Li ho fatti oggi pomeriggio e sono tipo 4 ore che sto là a guardarmi, ho fatto i boccoli, se ne sono già scesi perché stavo sempre con le mani nei capelli. Poi altro aggiornamento, ormai la frangia sta crescendo e quindi ora è aperta a mo' di manga, però mi piace. Ho un bel po' di prodotti perché è diverso tempo che non faccio questo video, ora vi faccio vedere in che condizione la busta dove li conservo, praticamente extra colma, quindi ora andrò abbastanza veloce nel farvi vedere i prodotti, mi soffermo ovviamente sui prodotti che non vi ho mai recensito, di quelli che vi ho recensito. Giù nell'info box comunque c'è tutta la lista completa di questi prodotti. Dei prodotti recensiti trovate il link al video della recensione più ovviamente il minutaggio. Prima cosa che tiro fuori è questo prodotto della G-Cube, della linea Endless Liss Extra Silk Shampoo, quindi shampoo extra lisciante, che adoro. C'è un'altra confezione che mi fu regalata che è già messa in funzione. È tra i prodotti per creare l'effetto liscio, la piega liscia migliori che abbia mai provato in vita mia, specialmente in combo con la sua maschera extra lisciante e la spazzola, quella quadrata. Io da quando uso questi prodotti la piastra veramente la faccio raramente, da ora che ho un po' queste codine qui la uso soltanto per sistemarmi la frangia, ma di solito non la uso proprio. Vado a cestinare questo bigodino lungo perché non so se si nota, qua c'è il tappino, di qua l'ho perso e il gancino, non so se si riesce a vedere, mi strappa i capelli, quindi questo lo butto, ne ho tantissimi altri che continuo a usare. Oggi non l'ho usato, ho preferito usare la riccia capelli. Poi vado a cestinare, ho finito anche questo balsamo ravvivante della Schultz, capelli più morbidi, senza parabeni, siliconi, coloranti chimici, oli derivati dal petrolio, 100% camomilla bio, uno dei miei balsami preferiti di sempre. Lo uso, lo stracompro, lo riuso, lo finisco, lo ricompro, sempre. Ho finito questo Bath and Shower Gel della Elizabeth Gordon Milk Late, gel per bagno e doccia, mi fu regalato da una mia amica, aveva anche il suo dosatore a pompetta di un profumo di latte, si sente ancora buonissimo, lasciava la pelle super idratata, delicato anche da usare nelle parti intime, mi è piaciuto da impazzire, veramente un grandissimo regalo, grazie Ale se stai vedendo questo video. Ho finito della Opto Hydra più A, è una soluzione oftalmica sterile a base di promelossa e aminoacidi, praticamente un collirio da utilizzare sia per i portatori di lentine come lacrime artificiali e sia come collirio per risciacquare tutto l'occhio. Mi è piaciuto tanto, settimana prossima devo correre a ricomprarlo perché da quando ho iniziato a usare questo tipo di prodotto, ora che non ce l'ho e ovviamente porto la lentina, sento l'occhio che ha bisogno di più idratazione. Serie di salviette struccanti, sono due, sono della stessa marca, della Clinian, azione quotidiana no alcol, Hydra Basic, salviette struccanti viso, occhi e labbra con minerali, acqua di tè bianco, pelli normali e miste. C'erano 72 salviette, le ho pagate 1,39 euro.
molto delicate, molto buone, struccano benissimo qualsiasi tipo di trucco, dal semplice mascara, le sopracciglia, le labbra molto rosse, tipo con rossetti di MAC opachi, base completa, mi ha struccato di tutto, molto pregne di prodotto struccante, salvietta molto grande, sì, bella pregna, facile, vabbè, poi è facile struccarsi con una salvietta. Di questa linea qua ho usato anche il gel detergente, che pure mi era piaciuto molto, vi lascio la recensione giù nell'info box. Continuando, ancora una salvietta, questo qua, bustina piccolina, all'acqua di rose, salviette struccanti, viso, occhi e labbra, 95% ingredienti di origine naturali, acqua distillata di rose, estratti naturali 3 rose senza alcol, di un profumo paradisiaco, struccano benissimo, non mi hanno irritato gli occhi, bellissime. Continuando, eccola qua, questo è il... la maschera extra lisciante di GTube, anche questa è stata aperta, anche se non ce n'era bisogno perché dentro praticamente non c'era più niente, però per scrupolo ho fatto, vabbè, apriamola. Quindi questa è la maschera che insieme al balsamo, insieme allo shampoo e alla spazzola quadrata mi aiutano ad avere un liscio bellissimo e perfetto, che non è spaghettoso ma è molto voluminoso per me, che non ho tantissimo volume, è quello che ora vado ricercando. Quando ero più ragazzina volevo effetto Cleopatra, non dovevo avere nulla, dovevo essere tipo mortise, invece ora preferisco un pochino più di volume, e quindi anche questo qua l'ho già ricomprato ed è già in funzione. Della Dolce Sguardi, formula ex Press senza acetone, leva smalto ultra rapido, made in Italy, forse il mio acetone preferito, lo uso, lo ricompro da forse 2-3 anni a questa parte, mi trovo benissimo. Continuando, la lima di Idea Bellezza, mi è piaciuta, però si è rovinata troppo velocemente, come vi ho raccontato nell'ultima recensione, se non sbaglio la penultima. Burotalco intensiva antiaspirante, ipersudorazione, efficace a 48 ore, deodorante roll on al profumo di burotalco, che a me piace tantissimo, bellissimo. Io adoro i prodotti in roll on, li trovo molto più delicati per la pelle dell'ascella rispetto allo spray, e quindi preferisco sempre acquistare quel tipo di prodotto. Dentifricio della Gum o Gum Sensitive Vital, clinicamente testato con un rapido sollievo ai denti sensibili, azione rivitalizzante sulle gengive, da 75 ml, made in EU, Europa? Sì. Io prima credevo, già ho contato questa storia, credevo di soffrire di denti sensibili. Li ho abbastanza sensibili, ma quando ho avuto il picco di sensibilità non era perché erano troppo sensibili, ma perché avevo un dente da rivitalizzare e ovviamente quella zona era ipersensibile. Io non potevo bere, non so, acqua che non fosse di temperatura ambiente anche più calda. Se era solo a mezzo grado sopra la temperatura ambiente, vedevo le stelle. Mi sono premunita di acquistare e usare sempre prodotti per denti sensibili che mi hanno aiutato, però quando il dolore è arrivato al culmine mi sono trovata con una faccia un po' gonfia, sono scappata dal dentista che mi ha fatto tutta la cura, però ho comunque denti sensibili e questi prodotti dentifrici che dicono di essere per denti sensibili effettivamente aiutano a desensibilizzare il dente. Questo è un, me l'ha detto anche il dentista, che è buono utilizzarlo anche non sempre, quindi una confezione sì, per esempio una no, perché aiutano tantissimo il dente. Vado a cestinare questo contenitore puff puff perché si è spaccato, ora non voglio sporcarmi i pantaloni perché devo uscire, quindi lo ributto dentro. L'avevo riempito per portarmelo in vacanza, l'avevo lasciato sulla scrivania, a un certo punto era uscito tutto il prodotto. Ok, si è rotto, buttiamolo. Dei Provenzali, l'olio alle mandorle dolce, 100% italiano, elasticizzante corpo naturale. Mi è piaciuto tantissimo, specialmente come idratante corpo estivo,
subito dopo uscita dalla doccia, a pelle praticamente grondante, ho spalmato l'estate scorsa questo olio, mi sono idratata, non ho subito l'effetto del sputare fuori la crema perché ovviamente l'olio sulla pelle umida si assorbiva rapidamente, quindi mi sono idratata senza avere i fastidi delle creme e la sudorazione delle creme. Vado a cestinare queste ciglia finte della Emanuela Biffoli. Si sono tutte rovinate, hanno perso ciglini, non so se si vede. Vabbè, le ho usate abbastanza pure, quindi possiamo cestinarle. Ancora della Bottega Verde, sì, dei Provenzali. All'olio ho detto Bottega Verde, è probabile. Dei Provenzali della stessa linea, quindi all'olio idratante di mandorle dolce, la crema corpo fluida con burro di karité. Anche questa mi è piaciuta tantissimo, un profumo molto dolce, di facile idratazione, di facile stesura, una crema non complicata. Vado a cestinare anche questa lima, questa dovrebbe essere di Yves Rocher, l'ho usata tanto che non so se si vede, si è spaccata. Nella confezione ce n'erano due, un'altra la tengo ancora a disposizione così per i ritocchini. Crema della Botanica, naturalmente, crema viso Se Revitalizant, credo che si pronunci così, antietà, pelle luminosa e compatta. Di questa crema l'ho usata un paio di confezioni, mi è piaciuta tantissimo, ora sto usando altri tipi di creme. Mi piace molto girare, non usare sempre le stesse cose. Cestino, un altro contenitore da viaggio perché non so se si vede, ma la plastica si è tutta opacizzata, era praticamente trasparente, quindi vuol dire che è ora di buttarla. Però sono, io preferisco queste piccole da 10 ml quanto riguarda le jar, quelle piccole da 10 ml per 7 giorni di vacanza, una crema viso basta e avanza, anzi pure tanto. Tante volte ritorno a casa e continuo a mettere lì in quei contenitorini là. Della Galénic ho finito il Tinte Lumière Flash Retouche, non so pronunciarlo, praticamente il correttore in penna della Galénic. Questo l'ho vinto in un concorsino di Lolla, l'ho adorato, così come sto adorando la BB Cream che sto utilizzando e anche quella che ho oggi sul viso. Facile applicazione, illuminava bene lo sguardo. Non ho mai sfumato, non sono mai riuscita a sfumarlo con il pennellino in dotazione, ho sempre appoggiato e poi sfumato con il dito, però l'effetto mi piaceva molto, mi piaceva anche ovviamente come ritocchino e come illuminante qua sulla fronte e sul naso, perché non essendo, oggi mi sono dimenticata di illuminante, vabbè non fa niente, non essendo glitteroso non faceva l'effetto sudaticcio, ecco, non usciva il termine. Ho finito la matita nera di Yves Rocher, no, oddio, tu sai di? Aspetta se riesco a togliere il mozzicone che sta dentro. Sì, ci sono riuscita. E non c'è il nome. Kiotis. Praticamente non c'è più dentro neanche la mina, l'ho portata proprio fino alla fine, bravissima. Ho finito finalmente, direi, questo eye primer della Debby. Non mi è piaciuto, l'avevo comprato e quindi l'ho utilizzato fino alla fine. Erano 10 ml, ma è stata una botta tra capo e collo per finirlo. Finalmente l'ho finito, Dio grazie. Poi ho finito una matita color carne, questa era della Essence. Che colore eri? 11 in the nude, pure mi è piaciuta tantissimo. E ho finito della Wycon, questo dovrebbe essere il Top Coat volume. È rimasto un fondino, ma si è tanto solidificato che è inutile provarci proprio a prenderlo. E ho finito ancora una matita per le sopracciglia, questa era della Astra, la EB4, con il suo pettinino. Ho finito tanti prodotti di make up, ho finito tante creme, tanti shampoo, tanti balsami, tante maschere, sono contentissima. Io ora vado a cestinare tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, vi mando
un grosso bacio dai miei capelli rosa e alla prossima. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba.